Benvenuti, calo di connessione, ovviamente proprio adesso che parleremo di Raffaella Carrà, breve indagine. Sabrina, Monica, Elena, connettetevi a Raffaella Carrà che è mancata pochi giorni fa. Chiamiamola. Come la vedi, Elena? Allora, le vedo che è arrivata volando con delle ali enormi, molto arrabbiata, un po' come se avesse dei tentacoli che escono dalla bocca. Allontanala, isolala e vedi, dimmi se vedi perché è morta. Il male incurabile, il Covid, si è uccisa, l'hanno uccisa. L'hanno uccisa. Monica, Sabrina, cosa vedete? Io vedo come una siringa dove dentro c'è della roba verde che si muove. E poi l'ho vista arrivare con la sua testa, sì, ma con il corpo da tra un drago e un corvo grandissimo, tutto nero. Sabrina? Io, mentre la chiamavamo, ho visto lei che tirava i baci, cioè la sua anima che tirava i baci, la sua parte subliminale, ma dietro l'ho vista tenuta dalle zampe di un corvo enorme, di un falconiforme enorme, le ali, quindi ritorniamo a quello che ha Ok. visto Elena. Lei è stata uccisa, quindi, ma lei lo sapeva, cioè ha accettato di essere uccisa? Era stanca, io Beh, vedo questo. lo Sì, era sapeva da stanca. qualche giorno che era arrivato, Sì. che l'avrebbero fatto. Sì. Come Perché l'hanno se era fatto? stato già programmato. Sì. Perché l'hanno fatto? E chi? Io vedo dei falconiformi dietro di lei. Sì, anch'io. Poi vedo come Sì. se lei praticamente era, non ce la faceva più, non lo so, come la vedo, la vedevo, è come se era stanca, non Come voleva, se aveva già dato tutto quello che doveva dare. l'ha trovato come un modo, cioè ha accettato un modo per lasciare questo mondo, diciamo così. Elena? Ho visto che comunque. Aspetta, ripetimi la domanda, Lucio, perché sto vedendo Dimmi due quello che cose vedi. diverse. Allora, Vai. vedo lei che arriva a un certo punto che è come se avessero visto, cioè, come se lei si è accorta che hanno visto quello che ha fatto. Ok, e poi vedo il giorno in cui viene uccisa, dove Ok, si è e questa è la rilassata. domanda che volevo fare. Lei cosa ha fatto? Lei ha partecipato, ti faccio la domanda diretta così facciamo prima. Sì. Lei ha partecipato a riti satanici? Assolutamente sì. Sì. Lei ha ucciso Vengono sì. persone? Bevuto sangue, mangiato Bevuto carne. sangue e carne. Ucciso direttamente non mi viene, ma mangiato carne e bevuto sangue sì. Umana? Bambini? Quante volte? Vecchio. Tante, Diverse. sì. Il successo viene da quello? Anche, Sì, anche. era una copertura Soprattutto. assolutamente fantastica. Iapino era presente in queste situazioni, compagno storico. Allora lui faceva Io direttamente non lui non esatto, è come se lo fosse vedo. il gioppino, nel senso quello Tramite. esatto, indirettamente utile. Chi sta rompendo le palle alla connessione in questo momento? Un'entità. Entità. Entità. Un'entità. Tutte in buco nero. Via. Tutte. Interferiscono con me, io non voglio. Via. Buon Interferenze compagni. Buon compagni. L'amico di una vita partecipava a questi riti satanici. Certo,
lo vedo anche come se fosse stato suo amante, probabilmente in qualche momento. Allora, io ho visto questa scena. Lei con un coltello grande o tipo un pugnale, dove il manico ci sono delle pietre preziose, un altare fatto di pietra, tipo granito, su c'è un bebè, e tutto attorno a questo altare ci sono tante persone con dei mantelli neri e il cappuccio coperti. Ho Io visto li questa vedo scena la stessa qua, scena, dentro un po' il guarda. sangue che scende perché questa pietra è scavata, questo altare, ci sono delle canalette e il sangue che scende da là, mamma mia, E lei che lo brutta beve. cosa. Prima lo raccolgono, Sì, allora allora alla va a fine. finire dentro un qualcosa. Io vedo, Esatto, come sì. sta dicendo Sì, Monica, dei quando canali, dei scende, sì, legami che sotto, arrivano in un punto unico che lo sotto c'è tipo una ascimola. coppa, Sì, sì, dove viene raccolto il sangue. E ne Ok. usufruiscono persone di questa roba. Mamma mia, Mamma, che cosa una roba brutta. Va bene, brutta. disponetevi da questa cosa, solo un paio di cause esoteriche. Causa esoterica della canzone Satana. È un inno a queste Dovevano dire, cose. sì, dovevano dire. Collegato a lei, ovviamente. Cioè, collegato. Nel testo lei dice: "I tuoi occhi azzurri mi hanno ammaliato". Ovviamente è l'amante che è talmente ammaliante che è un satana, no? È un satanasso. Sì. Chi sono gli occhi azzurri della canzone? Io vedo un'entità. Falconiforme? Come si chiama questa entità? Per lei, ovviamente. Mi viene il diavolo, ma cioè come se lei lo proprio venerasse, cioè fosse legata, come fosse un dio per lei. Significato esoterico del famoso ombelico mostrato nell'Italia bacchettona degli anni 50-60. L'occhio. Di cosa stiamo Sono parlando? Massoneria? io Lei sopra ha la veduto vedo queste cose diverse. tipo un grande fratello, cioè, Ma grande tipo un fratello tipo, controllore tipo della mente, esatto. cioè tipo della, parliamo di mente collettiva, un controllore dall'alto, io vedo Esatto, questo. esattamente quello Sopra volevo dire. la terra proprio Soprattutto, sì. se racchiude tutto. Più su della massoneria, più su di tutto quello che diciamo. Significato esoterico del verso della canzone "A farmi l'amore comincia tu". Da, io Riferito. vedo un accoppiamento proprio lussurioso, visto. Con i bambini. Un'orgia, Con i ho bambini? visto Sì, un'orgia, io ho ma visto dei un'orgia bambini. ho visto. Significato esoterico dei capelli sempre biondi, a caschetto. Entità. È come se fosse un simbolo tipico. Puro di Sì. purezza, secondo lei, ma non è così, Sì. ovviamente. Io ho visto, quando mi hai detto i capelli cioè, di quel colore, ho visto i biondi, cioè legato comunque a entità pure, no? Che, cioè, che per la mente collettiva sono pure, quindi angeliche. Significato esoterico del simbolo di Raffaella Carrà come mito nel mondo gay italiano e spagnolo. Mito incrollabile, indiscutibile. Un simbolo di sesso un po' Anomalo. estremo, esatto. Cioè fuori dalla società, fuori Sì. dall'ideale di società. Non è anomalo, cioè fuori dall'ideale di società. Fuori, sì. Lei ha avuto figli? Questa Io le credo di mai sì. nati? Lei Lei viene di sì.
come una specie di iniziazione, è stata anche per lei 2 o 3 gravidanze, poi i bimbi Sì, sono anch'io ne ho visto tre. anche Io l'ho loro visti. sacrificati anche loro. Lei se l'è mangiati? Beh, io ho fatto la battuta, ma vedo che beh, è vero. È come se l'avesse donato, cioè come se l'avesse fatti per Esatto. donarli. Oh, io la vedo che solleva con le braccia questo neonato Li così. sacrifica, Dove... Oh, uno scambio, mamma mia, ma come li si fa? sacrifica. È un sacrificio, non mi viene niente da parlare. Staccatevi da queste Scappa. scene, isolatevi, alzate le vostre frequenze. Abbiamo tutto questo mondo di sacrifici, di satanismo, di pedopornografia. Finirà? Sta per finire? È il motivo per cui è stata uccisa. C'è Perché sta finendo? un cambio, io vedo che c'è un cambio. Io è da un po' che vedo una consapevolezza diversa della Terra proprio, detto un po' Un di tempo fa. cambio, sì, un cambio di Cioè, energie, esatto, vedo. C'è proprio un c'è un cambiamento, la gente ribaltamento. vuole, sì. Esattamente. Ci Sì, sono persone, sì, sì. sempre più persone che si svegliano e automaticamente l'energia intorno alle Oddio, persone che si svegliano sì, cambia e cambia, automaticamente sì. è tutta una catena. Io vedo Quindi questo. arrivano nuove morti famose. Io non so perché a me è venuta Madonna la prossima. Voi la vedete? Ma è una mia idea, la mia sensazione. Una che veramente alla frutta, che si è infilata silicone nei glutei, nel seno a 60 passanni. Una che non sa più che cosa fare, una che si fa i capelli rosa, una che si è Certo. appiallata la faccia, una che dimostrava un po' di cervello un tempo fa, adesso è diventata una che proprio Beh, lì obbedisce a degli l'hanno. ordini. È Sì, certo. lei. È stata sostituita anni fa. Non Non era è così. più lei. È la No. prossima lei? Ne vedo altri prima io. Io vedo Allora, quando tu disgrazia. hai detto 4 o chi 5. è il prossimo noto? A me mi è venuto Bill Clinton, non so perché. La moglie è già stata uccisa. Io Elena, Sabrina, vedete qualcuno? Il prossimo? vedo una serie di cose che non vengono dette, cioè vedo che succedono già cose che non vengono dette, però a livello proprio di disgrazie giornaliere, come posso dire, che vengono tenute Vengono, sì. nascoste. Vengono, sì. Il Papa è Sì, vivo o è operato? no, è morto. Io non lo vedo. No, affatto. Non lo vedo neanche. Tireranno fuori un clone? O verrà fuori un momento in cui diranno è caduto dalle scale, è morto? Io vedo un ologramma, boh. Anch'io sto per dire l'ologramma, anch'io. Che agli occhi umani ovviamente non riusciamo a distinguerlo, però io non vedo questo, sì. Io Non lo vedo già così dall'ultimo viaggio che ha fatto, non lo so, vedo. è venuta sta cosa. Va bene. Oggi, 7 luglio 2021, abbiamo fatto questa sessione che verrà pubblicata domani, 8 luglio 2021. E chi se ne frega delle varie conseguenze che ci potrebbero essere? Ovviamente queste conseguenze non ci toccheranno, quindi isoliamoci. E diamo tutte le informazioni di questa sessione anche a tutti quelli che non guarderanno questa sessione, quindi tutti quelli che amavano Raffaella Carrà, tutta la comunità gay che ama Raffaella Carrà, italiana, spagnola e di tutto il mondo. Queste informazioni devono infilarsi, devono essere percepite finalmente dalle PS e dalle PE di tutti. Secchiate in faccia a tutti. Chi non le vuole, vada via, lontano, perché le secchiate arrivano a tutti. Ora è il momento delle secchiate in faccia. È il momento che questi altari non ci siano più, che le canaline piene di liquido rosso non ci siano più. Io ho visto anche persone che conosco che hanno preso questa informazione Anch'io. della mia vita. Secchiate
se vuole prendere Raffaella, dovunque si trovi adesso. Aveva una parte subliminale Raffaella Carrà. Sì, Prima però, prima Adoro. e dov'è adesso? È ancora qua, io la vedo che gira. Cioè, sulla terra. Vada a ricongiungersi con la parte eterica, vada a fare il lavoro fatto come si deve e non svolazzare qua e là. Secchiate anche a questa parte subliminale, che fa finta di niente, che fa l'esperienza. Io la vedo agitata come se l'abbiamo, cioè È come se smosso qualcosa che. agitata. Credo che si muove, che svolazza. Anch'io la vedo Agiti pure. svolazza come se non sa dove fermarsi. Esatto, Va bene. Ma sta ballando la fiesta. non sento più niente, non Manco sento più. io. Alla Non si Carrà dove sente. si trova sentito. Adesso sì, è andata giù un attimo Ok, la adesso connessione. ci sentiamo. Dove la vedete? Dove si trova? Vai, vai, Sabrina. No, quello che vedo è. Non c'è un posto preciso. Cioè io la vedo in un passaggio, cioè sulla terra. Però in una dimensione parallela che non ha un posto ben preciso, come se la vedo che vola sulla terra e passa da un posto all'altro come se non ci fosse spazio-tempo. Quindi non è un punto preciso, la vedo così, non sa dove deve andare. Sì, esatto, Sì, come se non sa cosa scegliere. dove fermarsi, non so. Ma le persone che la stanno piangendo con grandi lacrimoni le stanno dando energia. Io direi di sì, ma lei è Un po' proprio il mondo indifferente, tutto suo, no? cioè, Sì, esatto, ormai è un po' cioè indifferente questa cosa. esatto, brava, è indifferente, è come se fosse già staccata e dice, Dio, ma che mi è successo? Ma dove sono? Quindi anche se il pensiero delle persone in questo caso, per quanto abbia potenza a livello eterico, il pensare, no, all'anima che non c'è più, ma lei è, non l'accetta il pensiero, è come se è proprio Non distaccata e non se non lo accetta vedesse. lei. Esatto, non accetta lei di Va non esserci più, bene. come dire. Ultima domanda, è sempre stata una mia curiosità. Perché la Spagna? Lei ha passato una grande parte della sua vita in Spagna, è praticamente perfettamente bilingue, è molto più amata in Spagna quasi che in Italia. Perché la Spagna? Per Quello che mi è arrivato subito è Papa Nero. Coglio? L'altro Papa, l'altro. Ratzinger, No, la. Wojtyla, no, No, è come se ci fosse un altro Papa. Mi viene Papa Nero, non so. un È papa come se. Sì. spagnolo nascosto? Esatto. Monica? Ma io l'ho visto legato alle cose che ho visto prima, il sesso proprio lussurioso. Io ho visto un grande serpente lungo. Sabrina? Quando l'hai domandato, io ho visto un discorso di legame di PS con la Spagna. Quindi comunque è come un ritorno in un posto energeticamente a lei conosciuto. Ho sentito questo.